mia bocca da guaio, ma con l'ultima sforza poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica. Camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Signore e signori, buonasera. Ci troviamo nelle scuderie Granducali Medice del comune di Serravezza, dove quest'oggi avverrà la festa del ciclismo lucchese, dove sono presenti tutte le società della provincia di Lucca. E da questo punto passiamo alle interviste e passiamo a vedere quello che ha organizzato il Comitato Provinciale di Lucca. Siamo con Ettore Neri, sindaco del comune di Serravezza. Mi sembra una bella festa, tanta gente, credo una bella soddisfazione per l'impegno che avete messo in questa organizzazione. Sì, una bellissima festa. Quando ci sono giovani, quando ci sono associazioni che si muovono sul territorio, si ottiene sempre un ottimo risultato. In più, in un movimento sportivo come quello del ciclismo, che è un movimento che deve ritrovare la forza proprio dai giovani, dal lavoro sui giovani e dal lavoro sui territori, credo che sia stata per noi, per il nostro territorio, una grandissima soddisfazione avere qua tutto il movimento provinciale. Una bella festa, una bellissima cornice, siamo soddisfatti. Allora, Valentina Cesaretti, assessore allo sport della provincia di Lucca, non manca mai quando c'è la festa del ciclismo annuale. Mi sembra un'altra annata bellissima per questo sport e credo di questo sarà soddisfatta tutta la provincia anche. Sì, quest'anno è stato un anno importantissimo, abbiamo ricordato stamattina le innumerevoli vittorie nelle varie categorie, naturalmente fra tutti spicca la nostra campionessa del mondo, la Tatiana Guderzo, ma naturalmente anche il lavoro degli altri è stato importantissimo. Oltre naturalmente a queste importanti vittorie, io vorrei sottolineare l'impegno forte che le associazioni sportive prodigano ogni giorno con i nostri giovani. Questo è un lavoro importantissimo al di là di tutte le vittorie che ci rende onore come provincia. Giacomo Bacci, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano. Lucca, mi sembra ne venga la conferma dalla relazione di Gianfranco Battaglia, è una delle province più attive a livello regionale.
Ma direi proprio di sì, veramente va ringraziata perché in questi ultimi anni ha fatto cose veramente importanti. Il mondo del ciclismo ha dato un titolo che credo gli sia proprio anche appropriato, cioè quello che Lucca rilancia il ciclocross, e credo che questo veramente sia da dargli, da attribuirglielo, visto quello che sta facendo attualmente, ma soprattutto quello che è prospettato nel futuro del 2011 con i campionati europei. Credo che questa provincia veramente in questi ultimi anni abbia dato dei risultati ottimi e ci auguriamo che possa proseguire su questa strada. A proposito di ciclismo toscano, mi sembra che qualche problemino, come a livello, il resto avviene a livello nazionale, ci sia per il numero di gare organizzate, e se non a questo punto per i giovani, perché mi sembra che a livello di giovanissimi ci sia un certo risveglio. Sì, è proprio così, come poc'anzi ho potuto dire, c'è nella sua totalità qualche gara in meno, purtroppo sappiamo anche la situazione del mondo del lavoro che ci attanaglia in questo momento e che quindi ci rende un po' la vita più difficile, però complessivamente possiamo dire di essere soddisfatti per le attività giovanissimi, perché abbiamo avuto 9 gare in più rispetto all'anno precedente, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro, cioè più si riesce a seminare e penso più si possa raccogliere. Allora, siamo con Stefano Benvenuti, consigliere nazionale della Federazione Ciclistica. L'impegno invernale per queste manifestazioni è per voi notevole, però dobbiamo dire è propedeutico per la stagione agonistica. Sì, in alcuni casi, come già successo, facciamo delle riunioni informative alle nostre province toscane. Come questa invece è un puro divertimento e una gioia per me essere stato qui oggi alla festa delle province di Lucca a vedere tanti bambini, e quindi ci siamo un po' risollevati da tante critiche che magari i comitati provinciali che ti invitano per delucidazione poi ti muovono, e se non si sta attenti ci sbranano. Meno male che poi ci sono delle persone ragionevoli a cui bisogna spiegare il bilancio. Io sono anche il referente del bilancio federale, e che quindi certi sacrifici vanno fatti di comune accordo. Ecco, a proposito del bilancio federale, diciamo che qualche società e qualche si è un po' lamentata per gli ultimi aumenti del tesseramento, eccetera. Ecco, ma diciamo, questo è una necessità, crediamo, perché il bilancio bisognava essere, che fosse risistemato. Abbiamo 3 anni, perché è appena passato neanche un anno, e il CONI ci ha imposto che nel quadriennio che stiamo vivendo fino alle Olimpiadi di Londra del 2012 abbiamo questo quadriennio per poter ripianare il bilancio, che non è poi così disastroso come lo era diciamo 4-5 anni fa. Però forse un piccolo sbaglio la federazione l'ha commesso, e io non parlo male del mio convento, ma sto spiegando alle società che invece di tenere ferme le tariffe per 4 anni, se aumentava qualche cosina tutti gli anni non ci si ritrovava da un aumento così corposo, e le società se ne sono, cioè, praticamente lo devono sostenere. Soprattutto è impopolare magari, ma io sto facendo un giro di telefonate e anche di visite, anche d'assemblee, è impopolare gravare sul tesseramento dei giovanissimi, ma anche su questo fatto, e qui Lucca ci ha dato dimostrazione di avere tantissimi giovanissimi e che quindi è linfa vitale per il nostro sport, il discorso non siamo neanche alla metà del costo, perché l'assicurazione è più che raddoppiata. Quindi però ci sarà modo in questi anni di vedere da parte della federazione di rendere in qualche modo un servizio per i maggiori onni che le società hanno e che ragazzi, per i ragazzi. Si dovrebbe aver già visto qualcosa, un po' di luce alla fine del tunnel, però non mettiamo il carro davanti a voi e aspettiamo, perché non voglio tramite anche queste interviste illudere qualcuno, ma se andiamo avanti così, insomma, con gli sponsor che il nostro presidente Di Rocco è riuscito a trovare, e diciamo che anch'io sono sulla sua lunghezza d'onda e sto diciamo stringendo con alcune grosse realtà,
Ecco, se noi riusciamo a ritrovare degli sponsor come poteva essere l'MS, che poi è monopolio di Stato e che poi praticamente hanno declinato il loro impegno per l'affare Rebellin, perché bisogna anche sapere come mai, dice MS, Rebellin trovato positivo alle Olimpiadi, non vi do più soldi, e se no a quest'ora noi eravamo già in grado di poter sopportare l'onere del tesseramento giovanile. Ed ora siamo con Stefano Faraboschi, assessore allo sport del Comune di Serravezza. Un grande impegno per voi organizzare questa festa, però credo che sia una grande soddisfazione aver visto una tante partecipazioni. Sì, esatto, un grande impegno e un grande onore, indubbiamente, ospitare questo evento in questa stupenda area rinnovata e nuova qui appunto al Palazzo Medicea e all'area Medicea, in particolare qui alle Scuderie, per noi è stato un elemento di prestigio, di onore. Io fin da subito col presidente abbiamo, diciamo, gli ho fatto un po' la corte, ecco, bisogna dire così, perché loro scelgono tutti gli anni delle location in tutta la provincia di Lucca, e quando ho avuto l'occasione di stargli dietro sono riuscito poi, insomma, a portare questo evento qui sul nostro comune. Festa dei giovani, festa dello sport, indubbiamente lo sport è un elemento che arricchisce l'animo soprattutto dei giovani, quindi è importante che queste cose ci siano e che non vada fatto dimenticare, che poi, come dicevo già in alcuni interventi, oggigiorno chi pratica sport è una persona fortunata rispetto ad altri, perché c'è una famiglia dietro, c'è un'attenzione, e quindi questi ragazzi, questi giovani se lo devono dimenticare. E poi, non per ultimo, la nostra terra della Versilia, società sportive da tanti anni che fanno attività, non a caso il Giro d'Italia è sempre passato qua da noi, abbiamo visto tappe di cronometro, di montagna, perché il nostro posto si presta anche a montagne ripide, appunto le nostre Alpi Apuane, anche se, diciamo così, danno un contributo alla bellezza e allo splendore di questi paesaggi. Quindi siamo stati ben contenti. Dico un'ultima cosa, un ringraziamento particolare al presidente Martini, perché le sue parole toccano veramente quando dà le raccomandazioni giuste a questi giovani, e toccano anche noi grandi. Ed ora siamo con Alfredo Martini, presidente onorario della Federazione Ciclistica. L'assessore allo sport del Comune di Serravezza mi ha detto che è rimasto toccato dalle sue parole, soprattutto per i giovanissimi. Oggi qui ce n'erano tanti, una bella soddisfazione vederne tanti presenti qui a questa manifestazione. Sai, quando le società possono avere nei loro quadri tanti ragazzi, vuol dire assicurare il ciclismo di domani, e oggi ce n'erano tanti davvero. È stata una bella assemblea, il presidente del comitato provinciale lucchese Battaglia ha fatto una bella esposizione, ha detto una relazione che ha evidenziato come il gruppo lavora per il comitato provinciale, e lavora bene, lavora verso le società, verso i ragazzi, e alle società in particolare, insomma, è trapelato questo, che non conta tanto una vittoria più, una vittoria meno, quello che conta è far crescere i ragazzi bene, che si divertano, perché è attraverso il divertimento che non sentano il sacrificio di rinunciare a qualcosa. Io voglio dire una cosa, quando lei parla ai bambini, soprattutto ai giovanissimi, diciamo che mi sembra che sia, si senta particolarmente vicino, un po' come un nonno per i suoi bambini. Ma io sono un nonno, quindi, e mi sono abituato a esserlo, perché ormai i miei nipoti sono molto grandi, sono uomini sposati, quindi per me non è difficile parlare ai ragazzi. Con i ragazzi basta essere spontanei. Tornando invece al ciclismo degli adulti, sì. Un'annata, diciamo, a luce e ombre a livello, ecco, cosa pensa per il 2010? Sarà più luce o più ombra? Ma noi ci auguriamo che ci sia molta più luce. Quest'anno quella, non diciamo poca, ma quella luce che abbiamo ricevuta è stata gli 8 giorni in maglia gialla al Tour de France di Nocentini. E poi sono stati i Nibali, i Visconti, che hanno mantenuto
quello che pensavamo di loro, e quindi penso che con l'esperienza maturata ancora di un anno potranno nel 2010 stare fermamente in prima linea. E ora siamo con Laura Puccetti, il segretario del Comitato Provinciale di Lucchese. Una festa come quella di oggi richiede un grande impegno organizzativo. Ecco, da quanto tempo è che ci lavorate a questa festa? Abbastanza. Poi considerando che avevamo avuto anche altri impegni non del tutto indifferenti con i campionati italiani, ci siamo impegnati veramente tanto, però siamo un bel gruppo e quindi ce l'abbiamo fatta abbastanza bene, mi sembra che sia venuta una bella festa. Non solo una bella festa, ma devo dire questo, abbiamo visto anche una grandissima partecipazione. Ecco, a questo punto un'indiscrezione. Gianfranco Battaglia com'è? È molto pignolo, come vediamo noi, molto attento, richiede un grande impegno essere vicino a lui. Sì, devo dire abbastanza, però se non fosse così magari non ci trovereste così pronti. Se fosse in modo diverso magari qualche pecca la vedreste un pochino più alla luce del giorno, invece magari riesce a mantenere stretto contatto con noi tutte le cose, riesce a farci fare le cose nel meglio modo possibile. Poi chi non fa non falla, e naturalmente qualche errore qualcuno lo fa sicuramente. Ecco, ora siamo nel periodo invernale, quando diciamo l'attività è ferma, però a livello comitato provinciale è il momento in cui forse l'impegno è maggiore, sì, a livello di tesseramento, affiliazione, e credo che questo a livello di segreteria comporti un grande impegno. Sì, devo dire che il mio lavoro comincia ora, perché io sono responsabile del tesseramento e dell'affiliazione, quindi di conseguenza finora ho fatto degli interventi che mi sono anche piaciuti, interessati, ma il vero lavoro per me comincia adesso. Allora, buon lavoro in vista del 2010. Grazie. Ed ora siamo con Piero Battini, il vicepresidente del Comitato Provinciale Lucchese. Ancora una bellissima festa per un anno che credo sia indimenticabile, rimarrà nella storia come uno dei più belli anni per la provincia di Lucca. Sì, proprio, credo proprio di sì. Quest'anno a livello giovanile, proprio di ragazzi, siamo stati una crescita paurosa, vertiginosa, e con risultati anche ottimi, diciamo la verità. Sono proprio risultati di prestigio sia a livello anche proprio nazionale, perché quando siamo andati su a Cuneo al campionato italiano i nostri ragazzi lucchesi sono messi in mostra proprio alla grande. A proposito dei giovanissimi, Gianfranco diceva che c'è la voglia, l'impegno per portare a Lucca, in provincia di Lucca, il meeting regionale dei giovanissimi. Pensi che sia un impegno raggiungibile nel 2010? Senti, è un obiettivo che ci siamo come comitato provinciale da raggiungere. Penso che ci sia tutto l'occorrente adatto, sia le strutture, i percorsi, e poi con Battaglia, che francamente bisogna dare atto a Battaglia per l'organizzazione di certi eventi. Vedete, il ciclocross è una persona proprio indicata. A proposito degli eventi, credo che oggi qui sia una bellissima soddisfazione, anche perché questo itinerare da un comune all'altro è un impegno ogni volta nuovo, però mi sembra che ogni volta forse sia qualcosa di più e di meglio in occasione della festa annuale. Sì, diciamo che questo itinerante qui di percorso ci ha portato in tutti i comuni della provincia di Lucca, e vediamo che ogni volta il comune fa qualcosina di più. Oggi, diciamo, a Massarosa era stato bellissimo l'anno scorso. Oggi con questa scuola le hostess hanno organizzato, sono cose bellissime che fanno onore a tutte queste comuni dove noi andiamo tutti gli anni. Ed ora siamo con Gianfranco Battaglia, presidente del Comitato Provinciale di Lucca. Una bella festa anche quest'anno. Dicevo prima con Piero Battini, vicepresidente, il cambiare ogni anno comune credo che sia la dimostrazione anche della vicinanza vostra a un po' a tutta la provincia, ma anche di tutti gli enti nei confronti del Comitato Provinciale Lucchese. Ma io, sai, ho cominciato nel 2001 questa politica e penso di portarla in fondo quando finisce, fin tanto che scade il mio mandato. Probabilmente le società, o meglio, alcune società non hanno capito che la vicinanza alle amministrazioni comunali che si possono ottenere
dei risultati in senso, perché di una struttura comunale abbiamo sempre bisogno. Non ti dico, perché si pensa sempre al soldo, no? Al contributo, ma in comune c'è tante possibilità di aiutare il ciclismo per quanto riguarda la viabilità, per quanto riguarda i permessi, per quanto riguarda manifestazioni, cioè aprono la strada anche, se vogliamo, anche al privato, agli istituti bancari. E io mi sono adoperato nell'interesse del mondo ciclistico lucchese e delle società. E sono, lo dico ad alta voce, anche se qualcuno probabilmente non è d'accordo, ma lo dico ad alta voce, io sono orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi 9 anni, perché vuol dire che, dico, non è facile tutti gli anni cambiare comune. Avete visto l'ospitalità che ci è stato dato, oltre alla sala, un rinfresco eccezionale, e tutti gli anni, dico, sono riuscito a trovare un'amministrazione, e questo mi fa piacere, vuol dire che nell'ambiente pubblico, diciamo così, indipendentemente dal colore, destra o sinistra, dico, ho credibilità, perché cerco di fare, di proiettare sempre il ciclismo nella visione migliore. Poi qualche volta si sbaglierà, nessuno è infallibile, tutto quanto, ma io credo che questo lavoro fatto così verso le amministrazioni pubbliche abbia portato indirettamente anche dei grossi vantaggi per le società ciclistiche. Certo, non toglie i problemi che ci sono nel ciclismo, che sono di altra natura, ma la vicinanza non si può sempre dichiarare guerra alle amministrazioni pubbliche perché non si fa questo, non si fa quell'altro. Cerchiamo di collaborare con queste e vedrai che io vedo nel mio piccolo, io riesco, ripeto, ad ottenere il giusto, quello che è fattibile, perché le amministrazioni pubbliche ormai anche sono all'osso, non c'hanno più risorse finanziarie, CONE non c'ha più niente, però soltanto con le idee, con delle proposte si ottengono certi risultati. E di questo io sono fiero del lavoro fatto in questi 9 anni, aiutato anche da tutti i miei collaboratori. Non scordiamoci, ho cambiato diverse persone, sono alternate nel comitato provinciale, ma ho trovato tutta la piena collaborazione. E tutt'oggi il comitato provinciale che c'è è nato, è molto attivo, si danno da fare, veramente hanno la mia ammirazione per quello che fanno. E mi auguro che, insomma, si possa arrivare sempre sullo stesso metro, con la stessa volontà, con lo stesso entusiasmo, di arrivare fino in fondo alla nostra scadenza del mandato. Diciamo, a livello di risultati, Lucca anche in questo 2009 ha ottenuto grandi risultati. Se non mi sbaglio, è la terza maglia iridata che viene a Lucca dopo quelle di Cipollini e Chicchi, quest'anno con Tatiana Guderzo. Sono poche le province che possono vantare tanti risultati. Maglie tricolori, cioè un livello notevole come quella tra gli elite ottenuta quest'anno. Ecco, credo che anche nei risultati sia avuto qualcosa di bello e di positivo per Lucca. Ma come ho detto nella relazione, senza dubbio, no? È un peccato, perché poi tutti questi grandi campioni del mondo, campioni italiani, stanno un po' in giro per l'Italia, non sono neanche toscani, no? Però, insomma, indubbiamente sono da parte delle società toscane. Ma credo che indubbiamente, al di là dei grossi risultati che senza dubbio, insomma, fanno eco, si debba prendere in considerazione il risveglio quest'anno che c'è stato nel ciclismo femminile, nel ciclismo giovanile. Mi riferisco agli esordienti e agli allievi. Dopo tanti anni qualche piccola soddisfazione si è tolta, sia negli esordienti sia negli allievi. C'è un Monte Carlo, insomma, che indubbiamente ha un bel vivaio e penso che prometta anche bene per il 2010. Da quest'anno ci sono altre società che fanno gli esordienti. Ecco, questo è un segno positivo, perché, insomma, l'importante, certo, sotto l'aspetto mediatico, se si vince un campionato italiano, un campionato del mondo, è il plus ultra, ma se si guarda sotto l'aspetto ciclistico, il retroterra è importante quanto i risultati. E penso che siamo sulla buona strada, se si mantengono queste promesse con i piedi per terra,
penso che nel giro di qualche anno qualche giovane talento da Lucca ci possa uscire e possa dare delle soddisfazioni. Un'ultima cosa, a livello organizzativo 2010, proprio i problemi economici che sono in Italia spesso costringono tante società a non organizzare le corse. Ecco, cosa ti aspetti dal 2010 a livello organizzativo in provincia di Lucca? Ma io penso che più o meno noi sono standardizzate le gare a livello allievo, a livello esordienti, juniori se ci sono le stesse gare. Insomma, più o meno noi non ci si dovrebbe avere defezioni, salvo una, ma ci sono già richieste di altre. Insomma, grosso modo noi si manteniamo su quello standard lì, diciamo una media da 52 a 60 gare l'anno, ecco, comprensivo di giovanissimi di tutte le categorie. Penso che più o meno, poi se capita l'occasione, come sembra probabilmente, di organizzare il meeting regionale dei giovanissimi, insomma, io, è stato proposto, sembra che sia la proposta venga accolta favorevolmente, si dovrebbe fare al comune di Capannori, capito? Cioè è un grosso risultato, perché insomma un meeting regionale vuol dire portare in quel giorno lì 700-800 ragazzini da tutta la regione, e senza dubbio insomma è una giornata intensa di sport. Ma anche lì, ad esempio, ho trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale di Capannori, che è molto, anche non più tardi di ieri sera, che ci siamo incontrati a una festa, mi ha detto a che punto siamo, ho detto dai, io finché non viene ufficializzato non mi pronuncio, dico ci sono buone possibilità. Ecco, ma questo vuol dire la credibilità che abbiamo nelle istituzioni, questo è il lavoro fatto in questi 9 anni con le amministrazioni, con il contatto continuo. E poi se capita, io veramente avrei proposto anche, parte ci vuole qualche anno, avrei proposto anche al comune di Viareggio di fare un meeting nazionale, sarebbe il Posulta in Versilia, no? Dico, lungomare, sai, lì non se la sentono di spendere una certa cifra. Comunque io personalmente sempre meglio fare un meeting nazionale, fosse un amministratore pubblico, fosse un assessore allo sport, sempre meglio fare un meeting nazionale dove per 5-6 giorni viene 10.000 persone che fare una tappa del Giro d'Italia, dove si spende 4 volte di più e una volta finita la televisione sono spenti i riflettori e un po' di immagine in televisione, ma non rimane nient'altro. La soddisfazione di aver fatto una tappa del Giro d'Italia. Però sai, le amministrazioni ci credono, perché l'unico posto in Lucchesia per fare un meeting nazionale è il lungomare della Versilia, non ci sono altre possibilità. Insomma, vedremo, il tempo si vedrà in questi 2-3 anni quello che succede. Grazie. Da Bertini Sport continua con successo la campagna CBC, una bicicletta completa allo stesso prezzo di un telaio in carbonio. CBC è l'unico costruttore italiano specializzato in cicli da bambino con telaio monoscocca in carbonio nelle misure 24-26. Società Gruppi Sportivi, venite ad informarvi da Bertini Sport a Calcinaia Pisa, via Sandro Pertini 112. Telefono 0587 48 98 25, www.ciclibertini.it. Un nero extracomunitario è stato arrestato oggi per eccesso di velocità. All'arresto era presente il fotografo Toscanaca, che gli ha chiesto: chi sei? Chi sei? Chi sei? Chi sei? In una manifestazione di solidarietà i dimostranti hanno urlato: chi sei? Chi sei? Chi sei? Nonostante questo il ciclista è stato arrestato. Rispettate la legge! Occhio alla velocità! Occhio alla velocità! Chi sei? Prodotto e distribuito da LG. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.